Ciao a tutti da Bart e benvenuti sul canale di Reverb TV. In questo breve tutorial vi farò vedere come creare una chiavetta USB con sopra Rekordbox da usare con i CDJ Pioneer. Bene, innanzitutto creiamo una playlist su iTunes delle nostre canzoni. Io qua ho fatto una playlist di prova di 4 canzoni. Una volta caricate le vostre canzoni su iTunes, andiamo ad aprire Rekordbox. Bene, in questo caso, avendo già usato prima Rekordbox, mi fa vedere la playlist di iTunes. Ma noi andiamo lo stesso ad aprire iTunes. Apriamo prova Rekordbox, che è la playlist che ho creato io. Adesso inseriamo la chiavetta vuota. Una volta inserita la chiavetta vuota, in dispositivi dovrebbe apparire la vostra chiavetta. Ecco qua, è la chiavetta prova. Bene, le tracce già visualizzate sono quelle che avevo già fatto caricare per Rekordbox su delle chiavette precedenti, le altre no, quindi andiamo a caricarle se ci servono i punti di Q. Quindi andiamo a decidere dove farla partire. In questo caso decidiamo di farla partire qua, schiacciamo A. L'altra non vogliamo mettere punti di cue, la lasciamo caricare. Dopo aver fatto questo procedimento, andiamo sulla lista, schiacciamo col tasto destro e andiamo a caricarla sulla nostra chiavetta, che in questo caso la mia è prova. In fondo potrete vedere quanto passa per ricaricarla. Ok, in questo caso la chiavetta è fatta. Ovviamente c'erano poche canzoni ed è stata molto rapida. Quindi andiamo a chiudere Rekordbox, andiamo a controllare la nostra chiavetta e in questo caso ha fatto i file per quanto riguarda Rekordbox. Non ci resta nient'altro che inserirla nel nostro lettore. Ciao a tutti!